Buongiorno a tutti. Vorrei questa volta introdurre una cosa che mi sta molto a cuore. Vorrei parlarvi del nostro storico club di Mestre, lo Jägermeister Club Mestre. Luci, sonoro. Ci tengo molto, prima di tutto, a ricordare che tutto quello che è successo con lo Jägermeister Mestre lo dobbiamo soprattutto ad una persona a noi tutti molto cara, che purtroppo non c'è più, ed è Luciano Saravio. È stato il nostro sponsor, ma soprattutto è stato la nostra guida, è stato un po' tutto per noi in quegli anni. Col dirvi che noi siamo nati più o meno nel 76, circa 77, come attività a Mestre, forse qualche anno prima. Dopodiché, appena sono arrivati appunto i figli di Luciano Sanavio, cioè Alessandro e Federico, abbiamo fatto le cose davvero in grande. Si è creata questa situazione per cui in un negozio qui in centro a Mestre abbiamo instaurato la nostra sede, il nostro club, dove tenevamo quattro campi e c'era un custode. La cosa fantastica è che il custode era a tutti gli effetti una persona che lavorava ed era pagato per stare lì. Il club era aperto dalle 3 di pomeriggio fino alle 7:30 ogni giorno e tutti potevano accedervi quando meglio credevano. Questo ha fatto sì che nel giro di pochissimo tempo arrivassimo a contare praticamente 120 iscritti circa. In quel periodo riuscimmo a organizzare addirittura la Serie A, la Serie B e, se non sbaglio, anche le serie minori, Serie C e D, che venivano disputate non nel club, ma ognuno a casa sua. Nel senso che si giocava andata e ritorno e si faceva come nel calcio vero. Ognuno aveva il suo stadio, il suo campo e si andava a giocare lì così. Mentre il club lo usavamo per allenarci o per fare dei piccoli tornei o in seguito per ospitare anche le partite di Coppa Italia e anche del campionato italiano che a quel tempo si giocava diversamente da adesso. Cose da raccontare ce ne sarebbero tantissime. Per questa volta ve ne dico solamente una. Anzi due perché mi sono rimaste un po' nel cuore. Una è la nostra trasferta per i campionati italiani di Serie A. Siamo andati a giocare a Villa Deati in Piemonte con la mia 8,50 che faceva già fatica ad andare per strada, figuriamoci su per le colline dove eravamo andati. E beh, insomma, fu una trasferta fantastica perché vincemmo recuperando da uno 0-2, vincendo poi per 3-2. Non vi sto a raccontare le partite perché ci sarebbe molto da raccontare anche lì, ma vi racconto solo il ritorno. Il ritorno festosissimo, cantando per tutto il viaggio, gridando. Chiamammo i ragazzi del club che quando arrivammo, che mi ricordo era circa mezzanotte, avevano riempito la via davanti al negozio. Per cui appena arrivati, fumogeni, c'era un po' di tutto e ci avevano preparato una torta grandissima perché uno dei ragazzi che giocava con noi era cuoco, aveva fatto una torta che riprendeva il campo da Subbuteo. È stato un regalo, un omaggio meraviglioso, indimenticabile. Un'altra cosa che mi preme raccontarvi, e la racconto spesso perché adesso si fa un po' fatica a pensare a queste cose. In un torneo che andammo a fare a Trento, dovemmo organizzare un pullman da 50 persone. dirlo adesso fa ridere, ma eravamo a questi livelli. Vi dico questo perché mi è venuto in mente da quando è nato Subbuteoland. Subbuteoland è il sogno di tutti noi e diciamo che il nostro club era stato un po' il precursore di questa cosa. Altra spessore, altra struttura, tutto
però un po' anticipava questi tempi. Vabbè, con questo non voglio raccontarvi niente di più, aspettiamo le interviste sperando di vederci presto. Un buon divertimento a tutti i ragazzi che giocano a qualunque subbuteo e buona giornata a tutti. A presto!